In pochi, ben distanziati, in fila per entrare nel supermercato. Siamo a pochi passi dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, scene purtroppo diventate abituali in una Roma deserta. A pagare il prezzo più alto dell'emergenza coronavirus sono gli anziani e i poveri. Per loro mangiare, fare la spesa è diventato un problema enorme. Gli operatori della Caritas di Roma hanno raddoppiato gli sforzi per non lasciare nessuno da solo. Sei riuscito a fare la spesa? Tu sai che per qualsiasi cosa non ci siamo. Hai bisogno di qualcosa? Si inizia dall'emporio della Caritas. Surgelati, cibo in scatola, pasta, detersivi e poi si parte. Il portabagagli carico di scatoloni, il cuore pieno di solidarietà. Il giro di consegne di Simona sarà lungo, casa per casa, tutte le persone contattate stamattina al telefono che hanno chiesto aiuto. Eccoci. Sono premunita pure io. Come stai? Bene, per il momento. Tutto a posto? Tutto a posto. La paura più grande è quella di non poter aiutare a sufficienza gli altri. La voglia di aiutare tutti è tanta e questo supera la paura di essere, tra virgolette, contagiati. Restare a casa non è facile per chi vive in queste condizioni, in povertà. La mano offerta dalla Caritas di Roma è ossigeno vero, ossigeno che arriva dal Vangelo. Loro veramente sono importanti perché una volta a settimana vengono da tanto tempo. Poi adesso la situazione è così, se no altrimenti si fermano, si fanno due chiacchiere, ci prendiamo un caffè. Ci siamo scambiati i numeri di telefono con lei, con altre persone, perché comunque sia un contatto umano.